E proseguendo nella carrellata di persone che hanno dedicato veramente una vita alla poesia, non può mancare Mauro Ferrari, che è direttore editoriale di Punto e Capo Editrice, è anche membro della giuria del premio letterario Guido Gozzano e direttore culturale della Biennale di Poesia Alessandria, di Alessandria. Ha pubblicato saggi e raccolte di poetiche sul tema della, ovviamente saggi sui temi più svariati della poesia e molte raccolte poetiche, quindi ha fatto veramente della propria passione poetica la ragione di una vita. Nelle sue raccolte poetiche c'è una forte attenzione sia per i temi dedicati alla natura, sia per i temi più civili e sociali, interpretati spesso dal punto di vista di una umanità dolente, che incrocia i propri drammi personali con quelli più grandi della storia, anche recentissimi. Devo dire con una capacità di orchestrazione degli strumenti letterari e linguistici veramente molto forte, soprattutto nella direzione di una costruzione che è apparentemente molto lineare e semplice, ma che nasconde un rigore e una capacità di ammaestramento, ecco, di labor lime intorno alla lingua, la lingua evidentemente continua nel tempo e che lo porta a risultati veramente molto interessanti. Mauro, prego. Da quando il villaggio è stato abbandonato, fuori dalle porte marce, nelle rade visite, appare ogni sorta di oggetti, materassi e bottiglie, cartacce e bambole, e poi frammenti incomprensibili che rigiriamo ottusi fra le mani, cercando di decifrarne il senso, mentre l'erba cresce tutto intorno, gli alberi sono un fermento contro i muri e i vetri si sbriciolano sotto i colpi di mani invisibili. Mani ci accarezzano per afferrarci, aliti nel silenzio ci avvolgono, voci che non parlano alcuna lingua. Vorremmo fuggire, ma torniamo senza saperne la ragione e torniamo urlando il nostro nome, cercando di non scordare chi siamo stati e cosa siamo adesso, in attesa di un segnale, una spiegazione, anno dopo anno, giorno su giorno. È questo il segreto che caparbi custodiamo nella nuova vita, cenando in silenzio gli occhi bassi. Ma l'ossessione era il rimbalzare sull'acqua ferma del ciotolo vagliato con cura, in attesa dell'attimo perfetto, un'armonia tra forza e inclinazione che per un attimo si fa parvenza di un galleggiare prodigioso sopra il nulla, sopra il tutto. Un attimo. E poi di nuovo quella trasparenza che nasconde e inganna la furia e l'attrazione del fondale. E il muoversi di sbieco per venire a patti con la forza del mondo, eludendo il vento dalla parte assassina che smorza e uccide il volo, guardando sbigottito chi avanza controvento, o il tumultuare delle foglie che dall'alto, da rami irraggiungibili, ci mostrano come adagiarsi in grembo a venti e scrosci, in muta approvazione di quell'ordine, o solo vile, umile sopportazione. La rabbia fredda poi, tradito e traditore, e l'acqua stagnante in attesa sotto un cielo evanescente. Lui, che aveva abbandonato casa, un campo avaro da coltivare, la madre che parlava di futuro, la vecchia brocca per l'acqua, due speranze e un mezzo sogno, che in mare aveva perduto qualche amico e un orologio
le scarpe e due figli, che sulla sabbia ha lasciato orme di mani e piedi, il nome, un ciondolo, e poi più oltre nella campagna verde, brandelli del suo poco, infine trasparente ed invisibile. Ed io, che esco con la spesa, le monetine in mano, la mano salda sul carrello. Che immaginavi amico e verticale, il cielo adesso, mentre passano nubi impietrite, e l'ordine caotico dei mudamenti, un orizzonte di premonizioni e auspici, la supplica del prigioniero che vorrebbe ma non sa parlare. E tu vorresti, che del vuoto sai soltanto il nome vuoto, imporre un ordine e una ragione, qualunque sia. Ma sulla pagina restano soltanto graffi e nulla vivo, nulla, e senti mani e mente senza forza. E quell'incombere, stupito e stupido, il corpo in preda all'aria e agli orizzonti capricciosi. Grazie. Grazie, Laura.